Quanto riguarda la sostenibilità ambientale, innanzitutto noi tendiamo sempre a dire e ci teniamo che il primo impatto dell'eolico è positivo, cioè la diminuzione di CO2. Infatti, come voi sapete, l'eolico funziona con il vento, per cui non c'è assolutamente bisogno di fossili per produrre l'energia elettrica. Per quanto riguarda gli impatti negativi, sono sicuramente movimenti terra, perché? Perché per esempio bisogna realizzare le piazzole, allargare le strade per permettere di poter raggiungere i crinali con i bilici che trasportano i componenti degli aerogeneratori, che poi vedremo più avanti nelle foto, e anche le gru che servono per costruire. Impatto acustico perché ci sono certi tipi di aerogeneratori, non tutti, che magari sono più rumorosi di altri, o comunque un minimo di rumore è ovvio che c'è, perché solo il vento che fende le pale crea un minimo rumore. Poi ovviamente noi facciamo tutti i monitoraggi e gli studi del caso con tutti quanti gli operatori del settore. C'è della sottrazione di suolo, perché? Perché l'aerogeneratore occupa dello spazio, è lo spazio della torre, per cui per realizzare un impianto eolico bisogna sottrarre un minimo di spazio, che è l'aerogeneratore appunto, e poi se bisogna mantenerla oppure no, anche la piazzola di costruzione dello stesso. E si ha una lieve perdita di habitat, perché ovviamente se nella piazzola c'erano delle piante e un bosco, è ovvio che verranno tolte. Poi noi ci impegniamo a ripiantare e quant'altro, ma questo è un altro discorso. Quello che teniamo molto invece è la percezione visiva. Cioè, la percezione visiva non è un impatto ambientale, ma è il vero punto debole dell'eolico. Perché? Perché si dice un impianto eolico fa schifo, scusate il termine, tanti lo dicono. Perché? Perché questo è soggettivo, ma è comunque sempre solo una percezione visiva. Infatti non è un impatto, nel senso che non viene tolto dell'habitat, si ha un'altra percezione del paesaggio, che questo potrà essere positiva o negativa e piacevole o meno a seconda dei soggetti. Quindi Aumenta di volume l'acqua calda, aumenta di volume, ma anche l'acqua fredda. Perché io quando metto una bottiglia, ho messo poco tempo fa una bottiglia che era così, ce ne mancava così. Quando sono andata a aprire il tappo, si era talmente riempito sto ghiaccio che ho fatto un bagnato lì, che sì, no, sicuramente questo è noto nella trasformazione della fase liquida a quella solida, cioè dall'acqua a ghiaccio si ha un aumento del volume, però succede anche all'acqua liquida, mentre cambia la temperatura, cambia anche in maniera non così evidente, cambia anche il suo volume effettivamente, Anche quindi l'acqua è una calda, cosa diversa. liquida, anche l'acqua liquida L'acqua liquida, calda. cambiando la sua temperatura, cambia leggermente il suo volume. Il cambiamento è molto più importante quando passiamo dallo stato liquido a quello solido, il ghiaccio, si sa, Ecco, ha questo effetto, non abbiamo... scoppiava la Certo. bottiglia. Volevo chiedere una cosa, come mai ultimamente si parla sempre più anticiclone africano invece delle Azzorre? Ecco, come dicevo, questa è una delle cose che stiamo misurando e potrebbe essere una delle conseguenze che portano con sé i cambiamenti climatici, influendo sulla circolazione atmosferica. Quindi la circolazione generale dell'atmosfera ha spostato un po', vi ricordate, quei punti in cui cadevano le frecce verso il basso nell'arco del pianeta Terra, e potrebbe aver spostato queste famose limiti delle celle di Hadley, quindi di aver influenzato anche in questo modo poi la circolazione sul Mediterraneo. Da verificare comunque, ecco, ancora. Ma diciamo, si sta osservando, la causa non è così semplice da spiegare, però ormai è una tendenza in Capito, però le atto. ondate di calore che ha fatto come a maggio parlavate di anticiclone africano, Esatto, e la esatto. bomba è sparita completamente. Veloci, solo. Prego. Volevo chiedere, sono rimasto colpito dalle immagini di Treviso dell'altro giorno, della tromba d'aria, volevo sapere se questi fenomeni sono effettivamente in aumento anche qui in Italia, fenomeni estremi, e poi se la variazione dell'anticiclone delle Azzorre sia in realtà collegata anche alla variazione della corrente del Golfo, cioè come sta la corrente del Golfo in questo momento, perché io spererei da cattiveria, insomma, un incidimento, però. Vabbè, intanto magari se vuoi rispondere tu riguardo ai fenomeni estremi. Vado bene lo stesso? Ok. Tra l'altro se ne è parlato anche a Milano di questa cosa, quando è stato un mesetto fa. No, allora, è un problema, perché oggi, se ci pensi, ci sono radar. C'è Andrea Grifa che parte con la Tornado Car e li segue, ci sono le webcam,
ci sono le digitali, ci sono eccetera. Oggi non sfugge quasi. Ci sono i giornalisti, c'è Fede, eccetera. Quindi oggi non sfugge quasi nulla. È molto difficile che un fenomeno vorticoso, perché di quelli parliamo, o un fenomeno molto violento, sfugga. Negli anni 60-70 non lo sappiamo, cioè non è difficile risalire a quanti allora sfuggivano, ma comunque ci sono ricordi di eventi disastrosi anche negli anni 70, negli anni 60, non parlo tanto di tornado quanto di grandinate, eccetera, e ancora oggi probabilmente il tornado più spaventoso che sia occorso in Italia è ancora quello di Treviso, tanto per cambiare, quindi la zona è fertile. Negli anni 30, alla famosa tromba del Montello, dai danni che causò si stima fosse un F4 o F5, insomma. Però potrebbe essere vero, ma non ci sono gli elementi sufficienti per dire oggi sono in aumento, perché oggi non sfugge nulla. Oggi siamo in Emilia Romagna, no? Se c'è un tornado sulle valli di Comacchio non scappa. Perché se non c'è Randi, c'è Mezza Salma di Alfa Emilia Romagna, c'è Daniele Giorgi o c'è Nicolò Balducci, qualcuno lo piglia. Negli anni 70 o negli anni 60 probabilmente se ne sarebbero accorti solo la fauna locale, probabilmente, capito? Quindi è un po' difficile. E potrebbe essere, visto che comunque una certa correlazione tra riscaldamento e fenomeni più severi c'è. Ma facciamo un po' fatica perché appunto non sappiamo quanti allora ce ne sfuggivano, è un po' difficile, ma è probabile che un leggero aumento ci sia. Beh, uno nel 79 l'ho verificato io, 2 luglio del... Vedi, quindi anche nel 79 qualcuno vedi che li inseguiva, ma comunque erano meno, la densità era inferiore a quella dei tempi attuali.